iniziamo con l'utilizzo degli strumenti di modo che ogni ragazzo possa essere completamente autonomo. A questo punto ci avvaliamo di immagini che prendiamo o dalle nostre riviste oppure da internet per cominciare a spiegare le varie costruzioni. Abbiamo affrontato le varie costruzioni, dalla più semplice alla più complessa, fondamentalmente i fianchi a fascia, dove nella costruzione c'è un quadrante che comanda la fascia che gira intorno, nelle varie disposizioni, quindi dove prima comanda il quadrante, poi comanda il fianco. La stessa versione della la stessa borsa in una versione differente, dove la borsa è chiusa in testa, quindi dove dovremmo chiudere comunque con la lampo. E poi le costruzioni un po' più semplici come il fianco a T. E poi abbiamo la possibilità a scuola di creare quelli che chiamiamo canapini, che sono in realtà delle borse fatte non in pelle ma con dei materiali di rinforzo. Questo serve poi agli studenti per capire effettivamente quello che stanno facendo, piuttosto che lavorare solo sulla carta e non avere in mente esattamente i vari passaggi di costruzione.